Bella serata quella tenutasi presso il Teatro Sibersi di Castrovillari dal titolo Suoni e colori dal mondo, progetto organizzato dall'assessorato alla cultura della provincia di Cosenza. È un progetto molto importante per la nostra provincia in quanto permette l'incontro di varie culture provenienti da tutti le parti del mondo. L'anno scorso questo era un progetto che interessava solo la città di Cosenza, invece quest'anno interessa tutta la provincia di Cosenza. Questo è un progetto che è iniziato il 26 febbraio col carnevale occitano a Guardia Piemontese e che si concluderà poi a maggio con uno spettacolo incentrato sull'incontro fra culture diverse, fra la cultura calabrese e quella più propriamente africana a Rogliano. Ad esibirsi la formazione cameristica Ars Note Ensemble. L'associazione è nata i primi anni del 2000 di questo millennio per promuovere le arti, per diffondere le arti in ogni espressione, per far studiare e conoscere le varie civiltà. Bene, nell'ambito dell'associazione subito si è affermata l'arte musicale e grazie a bravi musicisti, nostri talenti o giovani promesse, ecco, sono nati vari gruppi musicali, varie formazioni cameristiche. Questa che si esibirà questa sera, l'Ars Notre Ensemble, è nata nel 2004 con uno scopo precipuo, quello di raccogliere, ricercare le nostre musiche popolari calabresi. Il concerto Musiche dal Sud tra tradizione e innovazione è il frutto di un appassionato lavoro di ricerca di musiche calabresi, napoletane e argentine e arrivano a spaziare anche a grandi nomi come Astor Piazzolla e Richard Galliano. Alcune di queste inedite musiche popolari tramandate solo oralmente sono state trascritte per soprano, violino, viola, violoncello ed arpa e l'uso degli strumenti classici utilizzati per l'esecuzione di questi brani risulta essere inusuale e nello stesso tempo innovativo, per cui tradizione e innovazione si coniugano in maniera perfetta. Durante la serata anche l'esibizione dei famosi tangheros argentini Ciccio Aiello e Pamela Damia. Lui, Ciccio Aiello, di formazione in danza classica e moderna, flamenco e tip tap, danze latinoamericane, afrocubane e caraibiche, è socio fondatore di Calabria Tango e organizzatore di Tango e Benessere del Cosenza Tango Festival. Ballerina stabile nello storico caffè Tortoni di Buenos Aires e nella milonga più famosa del mondo, la Viruta, Pamela Damia.